Salve ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Bushi e finalmente siamo qua anche noi con Far Cry 5. Vi premetto già due cose. La prima è che non ho saputo resistere, quindi alcune missioni della storia principale, anche se poche, le ho già giocate, ma questo pezzo lo rifarò con voi, lo rifaremo insieme. La seconda è che questo gioco secondo me è fantastico. Il nostro personaggio, uomo o donna, uomo, confermo. Montana, Big Sky Country, The Treasure State. La gente lo chiama in molti modi, ma io lo chiamo casa. Vivo qui da una vita, sai. Mi stupisce ancora quanto sia bello. Forse è il motivo che ci ha impedito di capire cosa accadeva. Tu non capisci. Nessuno ha preso questa gente sul serio. Erano diversi. Religiosi. Militanti. Insomma, erano una cazzo di serie. Il collasso è alle porte, figli miei. Hanno iniziato a comprare tutte le fattorie. Poi la stazione radio. Nel giro di poco si erano comprati la fottuta polizia. Il loro stato sovrano e religioso. Edificato qui. In mezzo a noi. Nessuno verrà ad aiutarci. Il governo non serve a niente. Noi siamo soli. La volontà di Dio è salvare quelle anime perdute, che lo vogliano o no. La gente non vuole credere che questi gruppi esistono. Hanno tutti paura, capisci? Alcuni vorranno farci del male. Altri vorranno distruggere ciò che abbiamo costruito insieme. Altri ancora ci tradiranno. Non sappiamo di cosa sia capace. Chi? Il loro capo. Joseph Seed. Lo chiamano il padre. E la gente del mondo esterno è cieca. Non vuole credere. Non ha fede. Ma con me la vedrà. Già sembra spietatissimo. Beh, è bello, è veramente bello. Novellino, Novellino, perdi tempo, qui il cellulare non prende. Sto attraversando l'Endbane. Una statua. Eccolo, pazzo, maledetto. Cristo. Tutti sono pazzi. Per costruire una statua di una persona del genere. Situazione. Joseph Seed è un uomo con cui non si scherza. Ci siamo già scontrati con lui e non sempre ne siamo usciti bene. Sai, a volte certe cose è meglio lasciarle stare. Sì, beh, c'è un motivo se abbiamo delle leggi. E Joseph Seed sta per scoprirlo. Pratt, apri una linea con la centrale. Ricevuto. White Horse centrale, passo. In ascolto, Earl. Ci avviciniamo al complesso, Nancy, passo. Roger, sceriffo. Siete ancora intenzionati a farlo? Passo. Purtroppo sì. Stiamo ancora cercando di far ragionare il nostro amico federale. Passo. Ok. Mi va bene che non ci sia io. Se vi trovate nei guai, fatemelo sapere. Passo. Roger, passo e chiudo. Dovevamo portarci Nancy invece di questa recluta. Gli Edeniti non l'avrebbero toccata. Pratt, perché li chiamate Edeniti? Dal progetto dell'Eden's Gate. Eden Edeniti, è così che li chiamano qui. Anni fa, quando hanno iniziato, sembravano innocui, ma ora sono armati fino ai denti. Non vedono l'ora di combattere. Hai paura, sceriffo? Ci siamo. Il complesso è qua sotto. Pessima idea. Siamo proprio sicuri, Burke? Forza, andiamo. Atterriamo. Pratt? Ricevuto.
lanciafiamme, mitra. Ah, sono armati fino ai denti, ovviamente noi, coraggiosi come siamo, ci infiliamo in mezzo. Se non avete notizie, per facci ammazza. Mandateci tutti, anche la Guardia Nazionale se serve, passo. Sì, signore, cercherò per voi. Ascoltate. Tre regole, stiamo vicini, tenete le armi nella fondina e fate parlare me, capito? Chiaro. Nobellino! Ok, ci siamo. Occhi aperti. Forza, andiamo! Eccoci qua. Sarà nella Ora chiesa. Dobbiamo... State vicini. Raggiungere la chiesa. Questi si spaventano facilmente. Ehi, con me. Vai a zonzo, eh? Cosa ci fanno qui? Calma. Guarda, faccia di merda. Quanto sei brutto. Pensate ai fatti vostri, questo non vi riguarda. Ora comportati. Sceriffo, non mi piace per me. Va tutto bene, Hudson. Va tutto bene. Che cazzo? Graficamente mi piace veramente molto. Parti, i distintivi non sono molto rispettati. Rispetteranno. È un gran bel gioco. Non si risolvono tutti i problemi con una pallottola. È un ottimo modo. Devo lasciarci. Il padre farà sicuramente. Ehi, ehi, ehi. Se lo facciamo, lo facciamo a modo mio. Piano. Con calma. Capito? Ok. Hudson, alla porta, coprici le spalle. Non fare entrare nessuno. Novellino, con me. E tu? Non fare niente di stupido. Cerca di rilassarti. Domani ci sarà il tuo nome sui giornali. O su una lapide. Andrà bene. Qualcosa si avvicina. Io lo sento, e voi? Ci avviciniamo verso l'orlo del baratro. E ci sarà il giorno del giudizio. Ecco perché è nato il progetto. Perché noi sappiamo cosa succederà. Arriveranno. Proveranno a derubarci e a toglierci le armi. La nostra libertà. La nostra fede. Però noi non lo permetteremo mai. Sceriffo, non ancora, Burke. Non permetteremo che la loro avarizia, che l'immoralità e la depravazione ci facciano del male. Sceriffo, non è adesso pure, basta, Burke. Sofferenze! No, fa culo. Joseph Seed, ho un mandato di cattura per il tuo arresto, con l'accusa di rapimento con intenzioni violente. Quindi ora vieni avanti e tieni le mani ben in alto. No. Sono qui, le locuste nel giardino. Sono venute per me. Loro vogliono portarmi via da voi. Vogliono distruggere quello che abbiamo costruito. Fermo, fermo, okay. Non toccare l'arma di servizio. Resta fermo, non toccarla. Fermo, tenete giù le armi. Calmiamoci tutti ora. È giunto il momento. Ma ci siamo preparati. Su. Su. Dio non lascerà che mi prendano. Quanto guarda brutto. Quando l'agnello sciolse il primo sigillo, vidi e udii come fragore di tuono una delle quattro bestie che diceva: vieni a vedere. Un passo avanti. Ed ecco che finalmente lui mi apparve. Era un bianco destriero. E portava con sé l'inferno. Ehi tu, ammanetta questo idiota. Dietro di lui. Che mi prendiate. Tutta la famiglia al completo. Forza, mettigli le manette. La cosa migliore da fare è andarsene via. Questo è l'inizio del gioco. Già
Già possiamo capire da questi spezzoni. Andiamo. La gente malata e questo padre malato, seguito dal popolo, da tantissime persone. Dobbiamo andarcene da qui. Spero che va avanti, andiamo a destra. Ok. Non lo permetteremo. No, non potete farlo. Rimani sul sentiero. Quanta cazzo di gel. Ehi, stacci dietro. Sono uno sceriffo federale. Vi ordino di stare indietro. Qua ora ci attaccano tutti per impedirci di portare via il loro padre, il loro salvatore, magari anche potremmo chiamarlo. La malattia della gente si è buttata sull'elica addirittura. E l'elicottero precipita. Salvi per miracolo. Quelli con noi che sembrano impiccati per le gambe. Il padre dov'è? Ehi padre. Quanto sei inquietante. Troppo, veramente troppo. Ci sei? C'è qualcuno? Per favore. Ti avevo detto che Dio non te lo avrebbe permesso. Vi prego, devo capire cosa sta succedendo. Centrale. Oh mio Dio. Qui va tutto benissimo. Non serve chiamare nessuno. Sì, padre. Sia lode a te. E questo è soltanto per far capire. Nessuno verrà a salvarti. Dove arriva la depravazione di questa gente. La follia. Dio ti ha tenuto all'ombra della sua ala. Tutto sta andando secondo il piano di Dio. Sono ancora qui con voi. Il primo sigillo è stato infranto. Il collasso è cominciato. Prenderemo ciò che ci serve. Difenderemo ciò che abbiamo. E uccideremo chiunque si metta sulla nostra strada. E loro, i messaggeri dell'Apocalisse, vedranno la verità. Dobbiamo andarcene. Che inizi la mietitura! Avanti! E me ne è andata. Gesù Cristo, dobbiamo andarcene da qui! Che bruttino! È la volontà di Dio! È la punizione! Oh, 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 oh,
Allora, scappiamo prima che ci ammazzino. Già il primo colpo ce l'hanno dato. L3 per correre. La vita si ricarica nel tempo. Merda, solo che so molto rallentato, non va bene. Là c'è una casa, ci intrufoliamo dentro ovviamente. Ok, ci dice che l'indicatore bianco ci avverte quando siamo in avvistamento e che con R3 possiamo fare i nostri attacchi furtivi oppure corpo a corpo. Ora, se trovo un bastone o una qualsiasi cosa da dare in testa alla gente che incontro, non sarebbe male. Ho provato meglio. Gli hanno atteso un'imboscata. È morto. Dobbiamo trovare quei peccatori. Non ci possiamo stendere. Ti aspetto. Possiamo stare solamente accovacciati. Potrebbero essere ovunque. Primo abbattimento furtivo. Allora, pistola. Saccheggiamo. Non ho trovato nessun'arma corpo a corpo. Eccola qua una. Io in mezz'ora di gioco ho già trovato la mia arma preferita. Saccheggiamo. Munizioni pistola. La mazza, vabbè sì dai, prendiamo la mazza. Ora. Ah, il tubo di ferro, ancora meglio. Andiamocene da questo posto. Qua proviamo subito la nostra prima... Ok, no, ne ho due, non va bene. Con L1 apriamo questa ruota per la selezione veloce degli oggetti. Allora vediamo già il nostro primo nemico. Con la freccetta in alto tiriamo fuori il binocolo, che ci sarà molto utile per segnare tutta la gente che si trova qua intorno. Allora, saccheggia. Forse li ho seminati. Credo, non posso fare niente. Vediamo se c'è qualcun altro. Non mi sembra. Allora, scendiamo. Senza cadere, perché non abbiamo molta vita. E è meglio tenercela. Io non sono un grande amante degli FPS, quindi non sono molto bravo purtroppo, ma Far Cry è allucinante. Veramente bellissimo. C'è qualcun altro lassù? Allora, armi migliori. Oh cazzo. Ok, e siamo a 4 kill. Il quinto, vediamo se riesco dalla distanza, non credo. Forse un colpo però gliel'abbiamo dato. Dai cazzo. Allora, vediamo se hanno armi migliori, bene, se no scappiamo via. Non ho trovato niente, quindi scappiamo via. Credevo che ti avessero... Avanti. Avanti. Su, vieni. Controlla la stanza. Oh, Cristo. Non ne avevo idea. Fanculo. La sbattiamo dentro questa famiglia. Uno per uno. Sono pazzi come cavalli.
ne usciremo vivi. Per prima cosa, dobbiamo armarci. Tieni. Va bene. Faremo così. C'è una strada là fuori. La imbocchiamo e andiamo verso nord-est. Ci vorrà qualche ora per arrivare a Misura. E poi ce ne torniamo qui con la cazzo di Guardia Nazionale e facciamo fuori il resto di... Guardate dentro le... Ok. Dietro, il medico già preso. Allora, dove sei? Preso. No, non l'ho preso nessuno. Sì, bene. Quando hanno quella barra a cerchio, significa che possono essere rianimati. Ok, ce n'è un altro giù in fondo. Non lo prenderò mai, ma questo sì. Benissimo. Ho le chiavi del furgone, coprimi. Dai, vieni qua che ti prendo. Preso. Un altro, altri due, anzi, eccoli qua. Uno e due. Ma più in fondo non ci arrivo tanto. Altro, eccolo, ancora. Eccoli qua, tutti fatti fuori. Arrivo, non ti preoccupare, no, sbaglio il tasto. Che stai facendo? Ce ne dobbiamo andare da qui. Avanti, occhio. Falli fuori. Una parola. Fosse facile. Sarà tanto complicato. Riuscire a sparare e a farli fuori mentre siamo in movimento sarà veramente veramente difficile. Stupida Nancy. Oh no, hanno bloccato le strade. Non l'ho preso. Ora sì, anche questo anche. E uno l'abbiamo preso sotto teoricamente. L'ho visto. Non è facile. Se riesco prendi quello che guida, kit medico subito. Ce ne sono altri dietro di noi. Non posso vedere tutti purtroppo. Ascolta, c'è una cassa di dinamite sul retro del furgone. Usala. Chiaro. Dinamite. Mo la prendo. Eccola qua. Non è facile. Però bellissimo, fantastico cazzo. Allora, proviamo così. Dai. Eccole due insieme. Devo seminarli. Ma quello è un aereo. Non dirmi che hanno pure il supporto aereo. No, anche l'aereo no, te prego. Me l'ero scordato l'aereo. Porca troia, che colpo! Davanti! Dove? Eccoli qua. Uno c'è, l'altro anche. Anche loro, uno e dai due, benissimo. Col quad. Bene, è fatto subito. No, quello, ah sì, anche lui era un nemico. È scoppiato qualcosa, non so come, ha fatto tutto quanto da solo, ma va bene uguale. Destra, ma non è facile. Un po'? No, vabbè dai. Penso peggio. Come davanti? Maggio. No, kit medico. Benissimo. Dai, non è morto. E noi giù sotto il ponte. E ci lascia qua, giustamente, pensa per lui. Bastardo.
L'hanno preso. Almeno impari a scappare senza di me. Figli miei, rendiamo grazie a Dio. Il giorno che ho profetizzato è giunto. Ciò che vi ho detto si è avverato. Le autorità che hanno provato a portarmi via sono nel caldo abbraccio della mia famiglia, tranne una. Capito cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le strade sono chiuse. Vuol dire che ci hanno tagliato il telefono. Vuol dire che non arrivano e non escono comunicazioni dalla valle. Ma soprattutto che siamo fottuti. Lo stupido collasso. Pensano tutti che il mondo stia per finire ora. Lo aspettavano da anni. Aspettavano che qualcuno confermasse la profezia per scatenare una guerra santa. Direi che li hai scatenati. La cosa più furba da parte mia sarebbe consegnarti. Cazzo! Togliti quell'uniforme, dobbiamo bruciarla. Lì c'è un cambio di vestiti. Cambiati e poi torna pure da me. Forse possiamo rattoppare la situazione. Da notare quanto fanno schifo le animazioni facciali ora. Io non sono andato molto avanti come ho già detto prima. Ma momentaneamente sono veramente oscene. Non c'è animazione facciale. Comunque io direi di finire qua il video. Se vi è piaciuto sostenetemi, commentate, condividete. E alla prossima.